Solitudine. Un giorno di un gelido inverno, una donna di mezza età, che da mesi girava raminga, decise di accettare l'invito di un amico che abitava in una campagna piatta e umida insieme alla figlia. Decise a dire troppo, perché il suo animo era tale da non saper decidere mai nulla, e la trepidazione dominava il suo corpo fino alle mani e alle dita con anelli ricordo, che tremolavano dentro i guanti di lana. Era trasandata, curava poco se stessa. Non si truccava. Portava in valigia quattro vecchi abiti e addosso un pellicciotto spellacchiato e scucito che cadeva da tutte le parti. Non era povera, ma era come fosse poverissima. Non era vecchia, ma era come lo fosse. Non era brutta. Anzi, nel suo dolore, una grande bellezza partiva dagli occhi e dalla bocca, che erano quasi sempre atteggiati al pianto e alla commozione. Era sola, questo sì. Dunque, arrivò con le sue valigie in una piccola stazione e poi in una minuscola casa dall'aspetto povero ma ben riscaldata, di due o tre stanze. Era sera, trovò apparecchiato un modesto pranzo, mangiò, andò a dormire insieme con la figlia dell'amico, due letti erano tutta la mobilia. Durante la notte fuori soffiò il vento, che aveva grandi spazi dove correre e solo pochi stecchi dove sibilare. A una certa ora accese la luce. Pochi secondi, perché si era dimenticata di prendere il sonnifero e vide la figlia dell'amico che dormiva accanto, sepolta sotto le coltri e il guanciale. Era una donna, ma aveva l'aspetto di una bambina. Dormiva profondamente con i pugni chiusi e le gote, rotonde e morbide, scottavano. La donna ricordò l'assenza di figli nella sua vita, spense subito la luce e finalmente credette di addormentarsi. Udì gli ultimi scoppi del fuoco al piano terreno. Il mattino dopo era bel tempo e la donna, infilati degli stivali di gomma e il pellicciotto cadente, fece una lunga passeggiata nella campagna invernale, nel fango, incontrando rovi e sterpi. Ma incontrò anche un branco di faraone lontane e trovò per terra una penna di quegli animali che raccolse. Poi incontrò una contadina, finalmente arrivò al paese. Lì comprò i giornali, qualcosa in farmacia, e scambiò alcune parole al caffè. Quando disse di chi era ospite, fu guardata non più come una straniera, ma come una persona in certo qual modo del paese. A mezzogiorno tornò a casa attraverso i campi, lievemente rasserenata. Trovò l'amico. Subito arrivò anche la figlia che lavorava in fabbrica e parlarono un poco sempre con il focolare acceso. La voce della ragazza somigliava ai gridi delle rondini ed era fuori stagione. Poi la ragazza tornò in fabbrica. E i due passarono il pomeriggio che cominciò immediatamente a calare verso la notte, parlando di altri amici che abitavano in città lontane. Anche questo rasserenò un po' con la donna. Alla sera giunsero a cena due amici della figlia, un giovanotto che lavorava in fabbrica e la fidanzata che studiava medicina. Si intrecciò una conversazione e la donna, sconosciuta ai due nuovi venuti, fu argomento di grande interesse per i due. Ad eccezione della donna, che aveva modi, pensiero e linguaggio di città, come in parte anche il padrone di casa, tutti gli altri avevano modi, pensiero e linguaggio di campagna, un po' come i topi di campagna e i topi di città. Ma, a differenza dei topi della favola, anche se lo stile, il suono e i modi della conversazione erano diversi, il sentimento, non detto, era lo stesso. L'attrazione che tutti irresistibilmente provavano verso la donna. Avrebbe dovuto essere l'inverso, data appunto la differenza di tono della donna e degli altri. Di solito non c'è attrazione tra gli abitanti di città e quelli di campagna, ma così avvenne. L'uomo si chiese perché e l'avrebbe chiesto direttamente anche agli altri se non fosse stata presente anche la donna, ma credeva di capire. La simpatia di tutti verso di lei apparteneva a uno di quei momenti di difficoltà della vita, un po' come accadeva in tempo di guerra, quando un fuggiasco si rifugiava in una casa di campagna. Già, pensò l'uomo, ma ci sono fuggiaschi e fuggiaschi. Alcuni erano insopportabili. Guardò la donna, che conosceva da molti anni, e si provò a giudicarla. Era impossibile. E già questo era un dato di simpatia. Poi la giudicò con il cuore e la mente degli altri, compresa sua figlia. Questa stava seduta accanto alla donna e, in modo inconsapevole e quasi infantile, le stava appiccicata fianco contro fianco e la guardava da sotto, essendo più piccola, da dietro le grandi lenti degli occhiali.
La studentessa parlava con un leggero sorriso. Il giovane operaio, anche lui guardava la donna. Erano tutti conquistati dalla donna ed egli non sapeva se esserne fiero o geloso. Si chiedeva che cosa gli conquistava, il perché della simpatia, e provò a darsi alcune risposte, nessuna soddisfacente. La novità, la curiosità, l'attrazione, che non significa però simpatia, che sempre prova la gente di campagna verso la gente di città. La diversità, il linguaggio, l'interesse dimostrato dalla donna per tutti gli argomenti espressi dagli altri. Forse semplicemente il timbro di voce, i modi gentili, di signora, l'aspetto dolente, le mani, lo sguardo. Certamente tutto questo, ma c'era dell'altro, appunto la simpatia. Ma allora cos'era la simpatia? Erano le 11, tutti si salutarono, tutti andarono a dormire. Quella notte, sia l'uomo che la donna restarono invece un bel po' svegli, udirono il rumore della pioggia che era giunta a spezzare il gelo. La figlia, invece, dormiva nel suo proprio calore, dentro quello del piumino, e non si accorse di nulla. Era giovane. Il giorno dopo, la donna fu invitata a colazione da altri amici che abitavano poco lontano e l'uomo andò a prenderla dopo mangiato. Arrivò che chiacchieravano e non gli sfuggì la stessa cosa della sera precedente. La simpatia era diffusa nella stanza e il padrone di casa, un bell'agricoltore con barba, baffi e occhi chiarissimi, teneva stretta alle spalle la donna in atteggiamento protettivo. La moglie, anche lei, guardava la donna con occhi socchiusi e brillanti. Anche qui era la novità, il tempo trascorso, il piacere di rivedere una persona che non si vedeva da anni e che sempre, quando accade, sembra ringiovanire. Era tutto questo, non era l'essenziale. L'essenziale sfuggiva all'uomo, o voleva che gli sfuggisse. In realtà, egli aveva in mano l'essenziale, ma era questo un aspetto della vita che troppo spesso lasciava che gli sfuggisse, perché la presa della sua mano diventava inerte. Non per disinteresse, né per insensibilità, ma per noia. Ogni giorno di più la donna si rasserenava. Erano passati pochissimi giorni, 3 o 4. E ogni giorno di più ella conquistava la simpatia delle persone che conosceva anche di sfuggita. Uno di quei giorni cadde il suo compleanno. 3 o 4 persone che aveva visto assai poco le portarono dei fiori e un dolce. L'amico non ne fu affatto stupito, ma trovò da riflettere sulla coincidenza dei due sentimenti, quello dei paesani, attratti dalla donna, e quello della donna, che si rasserenava via via. Egli conosceva abbastanza bene i motivi del dolore di lei e li leggeva molto più profondamente nelle sue mani o in alcuni atteggiamenti, un po' curvi, o in certi passetti mal sicuri, in certi ciampi del terreno, nell'approfondirsi di due rughe intorno alla bocca e nelle parole che le diceva. Non si spiegava però il sentimento dei paesani. Esso andava ben oltre i modi di lei. C'era perciò intorno alla donna, e non per motivi superficiali e banali come quelli che aveva pensato, del fascino che non avrebbe dovuto esserci. Non era giovane, non era bella, non era ricca, non portava dei vestiti. Anzi, era quasi una straccione che si aggirava nella campagna alle ore del mattino, ogni tanto chinandosi a raccogliere un sassolino, una piuma, uno steco che essi non vedevano. Eppure, c'era in lei qualcosa di imponente, nel senso che si imponeva, che contrastava sia con i suoi modi, sia con il suo aspetto. Egli stesso ne era preso, come gli altri, come tutti. La guardava quando appariva dal fondo di un grandissimo prato e si avviava verso casa. Era poco più di un punto marrone e peloso, pensieroso ed errabondo. Egli apriva i vetri e subito la donna alzava il volto, qualcosa di pallido, e dopo il volto alzava il braccio in un gesto di saluto. Poi allungava il passo verso casa. Bastava questo, e l'uomo era preso come tutti gli altri. La donna si rasserenò un poco, quel tanto da non piangere sempre, come l'uomo l'aveva vista, e per questo l'aveva invitata. Ma non abbastanza da ritornare ad essere quella che lui conosceva da molti anni. Passò ancora qualche giorno, poi la donna partì con la promessa a tutti quelli che la invitavano di ritornare presto. Benvenuti a
Casa Parise. Ringrazio in particolar modo la dottoressa De Faveri che in questa giornata ha accolto l'invito a essere presente a ricordare un amico. E inizio subito a chiedere alla dottoressa che effetto le ha fatto rileggersi in un'opera letteraria come I sillabari. Noi adesso abbiamo appena ascoltato le parole di Goffredo Parise scritte per un racconto che è Solitudine. Buonasera a tutti. È doveroso che io ringrazi rapidissimamente innanzitutto l'amministrazione comunale, la biblioteca, Francesco, i sillabanti per la loro grande buona volontà e naturalmente anche Irene. E devo dire che trovarmi qui per me è veramente emozionante e mi commuove, nonostante siano passati molti anni dalla mia ultima volta. E, venendo a rispondere alla domanda di Irene, che cosa provo? Beh, innanzitutto mi ricordo bene di questo episodio. Mi ricordo che era una delle prime volte che io e il mio attuale marito Ruggero andavamo nella casetta al Piave. Quella di Salgareta. A Salgareta, sì. Quella di Salgareta. Eravamo stati invitati a cena perché era arrivata da Roma la signora Fioroni, era la prima volta che noi la conoscevamo. E appunto Goffredo e Mayra ci invitarono a cena, così forse anche per fare un po' di compagnia, un po' di allegria, per stare insieme. E fumo veramente, subito provavo un sentimento di soggezione, no? Non avevo superato la soggezione neppure per Parise, figuriamoci, poi per la signora che non conoscevo. Però eravamo sempre molto, molto interessati e stimolati, restammo sempre in silenzio, rispondemmo educatamente alle domande che ci venivano poste dalla signora e così la conversazione partì. E naturalmente eravamo molto affascinati sicuramente dai suoi modi, dalla sua eleganza, dal suo linguaggio, dal timbro della sua voce, dalle sue mani poi di pittrice, eccetera. Però rispondevamo solo alle domande educatamente. La serata passò velocemente, fu molto piacevole. Ritrovare poi questo episodio in cui venivamo nominati anche noi, anche se così marginalmente, in un racconto dei sillabari, innanzitutto fu di incredulità, credo che me l'avesse, prima che io le leggessi, me l'avesse già preannunciato Mayra, di incredulità. Non era possibile, non avrei mai pensato in vita mia che finissimo anche se marginalmente in un libro così bello, così importante. Poi però con il passare degli anni capii e conclusi, non so se è giusto quello che ho pensato o no, comunque che la letteratura è fatta non di persone da persone, non di persone, di persone normali non da persone normali, quindi anche di persone normali, e tali poi sono credo tutti i personaggi che noi, tantissimi personaggi che troviamo nei vari racconti. Del sillabario. Quindi diciamo anche un'occasione così, un momento conviviale, un gesto quotidiano ha dato poi il pretesto a scrivere, no? Una storia, quindi diciamo che la Giusetta è un po' la protagonista, no? Quindi i protagonisti di questa storia siete voi, sì. No? Ma anche seppur marginalmente, e poi chiaramente c'è la figura di Giusetta. Sì, esatto, e poi questo rapporto che si era creato subito, inizialmente quasi reverenziale per noi, perché poi si è trasformato anche quello in amicizia col passare degli anni. Certo, ma venendo all'inizio, no, come avete conosciuto Goffredo Parise? Cioè, qual è stata l'occasione? Allora, Goffredo, l'abbiamo conosciuto nei primi anni 70, non ricordo esattamente l'anno, a casa di Omaira di Claudio Lorato, che lui frequentava molto, autoinvitandosi a cena spessissimo, poi si era fatto fare, come sappiamo, insomma, dai racconti, dei lavori, dal papà di Omaira. E quindi noi abitavamo vicino, eravamo veramente tutta una stessa famiglia, ci volevamo molto bene, quindi frequentandoci ho conosciuto lui. Poi pian piano, con il passare del tempo, la nostra amicizia diventò sempre più stretta, quindi prese confidenza, noi prendevamo confidenza con lui e lui con le nostre famiglie, quindi spesso veniva anche a casa mia, veniva a cena oppure veniva a trovarmi oppure ci telefonava, ecco. E poi negli anni naturalmente tutto ciò divenne sempre un'amicizia più stretta, ci conoscemmo sempre meglio e così.
Quindi diciamo un Goffredo Parise, no, che entra nelle case, piace stare, no, in mezzo alle persone, no? Sappiamo che ha scelto Ponte di Piave come una sorta di buon ritiro, no? Dove trascorrere del tempo e poi alla fine insomma ha voluto lasciare la stessa casa, no? Esatto. La stessa casa come intitolando come casa di cultura poi al comune di Ponte di Piave. Ecco, che ricordi ha dello scrittore, cioè che legame aveva con questo territorio? Sì, beh, allora quando si sparse la voce che un famoso scrittore, assolutamente sconosciuto a tutti credo, aveva acquistato una piccola casa sul greto del Piave, appunto inizialmente con l'intenzione credo di essere un buon ritiro. E in paese ci fu innanzitutto curiosità, come tutti i forestieri che arrivano, però ci fu anche abbastanza diffidenza, all'inizio naturalmente. Successivamente poi conoscendolo fu un sentimento di rispetto, molti lo chiamavano dottore, no? Di rispetto e quindi lui però devo dire non concedeva così a tutti la propria stima, la propria simpatia, però alla fine gli piaceva stare molto con le persone di Ponte di Piave, così stavava un rapporto che andava proprio anche al di là della sola nella conoscenza del rapporto formale. E naturalmente sottoponeva molte persone ai suoi famosi interrogatori, no? La raffica di domande che per a qualcuno risultava veramente imbarazzante. Ma io fin dall'inizio in tutto ciò avevo capito nel mio piccolo che c'era una sorta di curiosità, come la curiosità dei bambini, cioè era finalizzata solo a conoscere, a capire, no? Cosa c'è in queste persone semplici. Però lui aveva un buonissimo rapporto col paese, anche se qualcuno lo definiva una persona snob, non lo era assolutamente, era troppo intelligente per essere uno snob. E lui aveva un rapporto, adesso non mi ricordo tutto, però per esempio intanto stazionavamo spesso con Omaira, con Ruggero e anche con altri amici o al bar Sport oppure al bar quello dell'albergo all'Angelo. E lì incontrava per esempio nelle sere d'estate fuori, erano i due punti di ritrovo, di raduno dei giovani, dei ragazzi, delle ragazze, per partire poi per la discoteca, per la pizzeria, ecco, non partivano a mezzanotte, a luna come adesso, ma alle 9 di sera, e lui si intratteneva spesso con molti giovani e anche sottoponendo anche a tanti di loro delle domande che certe volte ci facevano sorridere me o Mayra. Oppure erano imbarazzanti, naturalmente qualcuno si arrabbiava anche, non capiva il perché. Oppure, non so, io mi ricordo che la mattina, alcune mattine stava seduto nel negozio, nella macelleria di Glaes, il papà del nostro amico, e in una poltroncina di Vimini che c'era vicino all'ingresso, e stava lì ad osservare tutti i clienti che entravano ed uscivano. Oppure tutte le mattine andava a prendere i giornali nell'edicola dal signor Rigo Stefanetto, che lui chiamava il giornalato dal giornalista, no? Poi andava a mangiare, mi ricordo, in trattoria della Marcella, ma insomma faceva una vita di paese. Sì, arriva il paese. Sì. Sì, assolutamente, devo dire che aveva anche un grande rispetto delle persone, ecco, magari non tutte lo incuriosivano, ma però lui si trovava bene, stava bene, sì, assolutamente. Ho capito, ma c'era un'altra, insomma, così domanda che nell'incontro che noi abbiamo avuto, no, anche per preparare la giornata di oggi, che chiaramente a tutti noi è noto, no? Il suo valore come scrittore, come artista, e in questi momenti insomma che noi cerchiamo di costruire ogni anno il 31 di agosto è quello di rivelare forse anche la parte più umana, no? L'aspetto che incuriosisce di più. C'è un elemento in particolare che l'aveva colpita quando l'ha conosciuto? Beh, innanzitutto io non credo di sbagliare dicendo che è la persona più intelligente che io abbia mai conosciuto, e su questo non ho nessun dubbio. Però, pur essendo così intelligente,
aveva degli strumenti comunicativi, eccetera, per cui, o anche espressivi, per cui riusciva a parlarti in modo semplice, per lui la semplicità della parola e soprattutto della scrittura era molto democratica, e con la stessa semplicità di cose colte come delle cose di tutti i giorni, facendocele capire facilmente e permettendoci anche sempre di interloquire con lui. E quindi questo è stato quello che subito ho notato, ma questo derivava chiaramente dalla sua intelligenza di uomo, dalla sua eccezionalità, sì, certo, senz'altro. Certo, e ci raccontava appunto che voi avete avuto una lunga amicizia, no? E quindi avete viaggiato assieme, ci sono stati insomma molti episodi. Guardando dal suo punto di vista, no? In che modo questo incontro con una personalità, no, culturale così rilevante ha segnato la sua vita, se l'ha segnata? Assolutamente sì, come credo abbia segnato la vita di tutti gli amici, alcuni dei quali sono qui presenti, che hanno avuto come me la grande fortuna, non è veramente, cioè, di poterlo incontrare, insomma, che in qualche modo entrasse nei nostri video o noi nella sua, cioè è stata una grande fortuna. Ci ha cambiati, cioè, con il corso degli anni. Per me, guardi, non credo di esagerare, assolutamente, dicendo che è stato un maestro di vita, ma non nel senso comune, non so, etico, ideologico, non lo so, spirituale, no, un maestro di vita vera, di vita reale, che ci ha fatto capire quali sono, ma non i valori, ma non in senso così, come dire, retorico, no, di capire, di leggere gli avvenimenti, anche i più semplici, le persone, di andare al di là delle apparenze. Poi un altro, adesso non ricordo, ma un'altra grande cosa è quella che mi ha, in anni di assoluto conformismo, perché c'era un conformismo di idee, di consumi, di comportamenti, eccetera, lui ci ha insegnato che potevamo andare anche a avere delle opinioni diverse, ma non per partito preso, ma proprio per libertà di opinione, per libertà di come noi vedevamo le cose. Io credo, e poi una grande lezione che ho avuto da lui sicuramente è stata una lezione sullo stile di una persona che non è forma, ma che annuncia sicuramente il contenuto, che è contenuto, quindi di andare anche al di là, che lo stile nasconde sempre, uno stile vero nasconde sempre un contenuto. Certo. Anche questo, ma poi tante altre cose, è stato, guardi, veramente determinante. Con il passare degli anni, naturalmente, sì, alcune cose le abbiamo capite anche, sono maturate negli anni, le abbiamo capite anche dopo della sua scomparsa, ecco. Sì. Però sicuramente non potrebbe che essere così, penso anche per tutti gli amici che ci hanno. Grazie. E, parlando di montagna, perché eravate tutti e due estremamente, no, appassionati, montagna, neve, sì, sci. C'è qualche episodio che vuole condividere con noi? Beh, intanto devo dire che veramente c'era questo rapporto forte, intimo, di emozioni, lo sappiamo già, è inutile che lo ridica, lo sanno chi ha letto qualcosa su con la neve, con lo sci, non solo con la neve come paesaggio, ma proprio con lo sci, quindi con il toccare, eccetera. E quindi la bellezza, la purezza, l'odore, la luce, o il piacere di una discesa solitaria, non so, su una in neve fresca, in neve primaverile, ecco, ci ha insegnato che cos'è la bellezza della neve primaverile, oppure le discese che lui faceva in modo anche veramente spericolato nei fuori pista. Io mai ancora, soprattutto mi ricordo un episodio, sceso da una pista nera, possiamo raccontarlo, già aveva soffriva già di angina pectoris, e voleva assolutamente, era alle 4 del pomeriggio d'inverno, era ormai buio, e lui si era proprio stabilito che doveva fare quella pista nera, non c'era nessuno in pista, solo lui. Io mai ero sotto ad aspettarlo, e questo non scendeva, ti ricordi, Maira? Che poi stette anche male, ma quindi per dire quanto forte, sì, era questo. E allora lui, che tutto sommato aveva la passione del pedagogo, perché bisogna dirlo, aveva la passione del pedagogo, ma autentica, si incaponì di farmi imparare a sciare. Lui poi, tra l'altro, aveva imparato a sciare, come sappiamo, in età adulta, non da giovanissimo, e ciò nonostante sciava benissimo e con un
uno stile impeccabile. Infatti, proprio portato, sostanzialmente. Esatto, portato, sì, anima e corpo. Sì. E infatti mi ricordo in quegli anni, mi viene in mente adesso, che mi pare su Panorama era uscito un bel articoletto che parlava di, era Panorama credo, che parlava di lui come sciatore, questo bravissimo sciatore. E si incaponì a insegnarmi a sciare, però a differenza di Omaira che imparò, devo dire, benissimo, perché lei aveva un grande stile e in pochissimo tempo, con me non ci riuscì, forse non ero portata, forse ero intimorita, avevo paura delle, insomma, non riuscì. E un bel giorno, eravamo tutti con Omaira e con mio marito Romin, non eravamo ancora sposati, eravamo su in Val Badia, perché lui ci fece conoscere i paesaggi stupendi della Val Badia e della Val Parola, che è un posto veramente incantato. E allora mi mollò proprio sulla pista, mi mollò arrabbiato e mi disse in un modo che non permetteva nessuna replica: tu torna per conto tuo e da domani ti trovi un altro, un maestro di sci. Poi però fu un po' geloso, perché in effetti io non ebbi mai grande successo nello sci, però insomma in qualche modo venivo giù. Però il giorno dopo mi trovai veramente un bel maestrino e lui di questo fu geloso, un po' geloso, vero? Ecco. E poi un altro episodio sempre di quella vacanza, quella bellissima vacanza, è stato che una sera noi eravamo a Corvara, se non ricordo, no, a San Cassiano, vabbè, sempre nell'Alta Val Badia. C'era una nevicata stupenda, ma fitta fitta la neve, e lui aveva deciso di portarci, ci faceva tante sorprese, di portarci a cena partendo da Corvara in Val Pusteria, adesso io non so bene quanti chilometri saranno, ma saranno, sono molti, e sì, a Razun, che era questo piccolo paesino incantato con un paesaggio veramente degno delle fiabe nordiche, e in un castelletto medioevale dal quale era stato ricavato, un bellissimo castelletto, era stato ricavato un ristorante. Credo che fosse gestito da un ristoratore di Beltrame. E per fare questo però avevamo da fare 20 o 30 km con la sua R5 scassatissima, R4 scassatissima, senza catene credo, e anche con le ruote un po' consumate, e in una strada che per chi la conosceva a quei tempi era tutta una curva strettissima e non illuminata. Quindi noi eravamo molto preoccupati. Rifiutò subito la proposta di mio marito di sostituirsi alla guida. No, ve porto me. Noi, mi ricordo, eravamo terrorizzati, perché mi lasci immaginare come fu quel viaggio. Ogni tanto poi frenava anche sulla neve, andavo di qua e di là, e anche noi frenavamo con i piedi perché avevamo una paura. Però è stata una notte, una serata veramente incantevole, perché lì c'era una nevicata in questo paesino con questo castello, guarda, meravigliosa. Poi ci divertivamo tanto, siamo tornati a casa alle notte profonde, ma insomma ce l'abbiamo fatta. Quindi diciamo che con ironia anche, no? Lui comunque sempre aveva questa attenzione a insegnare qualcosa, no? Anche sì. Volendo in questo episodio, no? Che ci ha narrato. Ci sono altri episodi che ha voglia di raccontarci? Beh, spero di non tediare nessuno, ce ne sono tantissime. No. A questo proposito ringrazio anche Omaira perché mi ha aiutato a ricordarne alcuni, certo. Che sicuramente avrà rievocato più volte in varie occasioni. Beh, innanzitutto cosa posso dire? Quando arrivò a Ponte di Piave, come dico, cominciava, veniva spesso nelle nostre case, parlavamo di tutto, lui aveva, ci interrogava tutti i giovani così, con quella curiosità, cercando in loro almeno un residuo di quella curiosità che lui aveva quando era lui un ragazzo, no? Giovane. E vabbè, ogni tanto abbiamo fatto dei viaggetti, ci invitava a Roma o a casa sua, quella bella casa che aveva nel centro storico, poi ci portava a cena da Cesaretto, che era questa trattoria dove lui andava spesso, oppure andavamo a casa di Giosetta, oppure ci invitava a casa di qualche intellettuale romano. Oppure siamo stati con lui diverse volte a Venezia, ci portavano, eravamo sempre molto in soggezione, in qualche casa Patrizia magari per vedere la regata storica dei balconi sul Canal Grande, e poi la sera ci invitava all'Arisbar. Noi non eravamo mai stati all'Arisbar, per cui è stato molto bello. E poi mi ricordo, vedendo con sorpresa, con molto piacere queste foto, queste si riferiscono a un nostro soggiorno a Parigi, dove lui aveva accompagnato Omaira.
nei luoghi di Simenon, sapendo che lei amava molto Simenon, quindi della polizia, scusa, Maigret, sì, Maigret, insomma, Simenon, e quindi l'aveva accompagnata là, e c'era, eravamo noi, anche Giosetta, non c'era mio marito, e abbiamo passato alcuni giorni bellissimi a Parigi insieme, figuriamoci con lui, con Giosetta, che mi portava ai musei e così, tipo, e è stato veramente molto piacevole, e anche lì, ha fatto un po' il docente, nel senso che avendo loro l'aereo il giorno prima e io il giorno successivo, ero anche sola a Parigi, non so se fosse anche la prima volta che andavo a Parigi, ero un po' impaurita, allora lui capì questa mia paura, la sera si sedette di fronte e mi disse esattamente il pomeriggio, dopo loro partivano, tu stasera vai a mangiare la Brasserie Lip, di cui ci aveva parlato tante volte, e mangerai questo, le ringhe del Baltico, e poi c'è il piede porc farsi grie, poi la millefeuille, insomma un pranzo di quelli che io quando mi sono alzata, giuro, ho dovuto girare per Saint-Germain per 2 ore per poter digerire, poi il giorno dopo andrai al Louvre che non hai mai visto, vedrai questo, e poi eccetera eccetera eccetera. Oppure, cos'altro? Beh, insomma, ci portava in tantissimi posti. E da tutte queste esperienze, naturalmente, noi eravamo veramente felici, e capivamo, imparavamo tante cose. E poi, il giorno dopo, mi ricordo anche il giorno dopo della mia laurea, nel 77, venne a svegliarmi la mattina del giorno dopo. Lui venne a casa mia, si mise in fondo alle scale, io figuriamoci, date le libagioni alle feste della sera precedente, ero un po' così, e mi chiamò, io rispettoso mi alzai subito, mi chiamò dal fondo della scala e si presentò, mi ricordo, con un grande mazzo di rose rosse e un bigliettino che conservo, non da qualche parte c'è, scritto congratulations. Però poi mi riprese, io scesi in salotto, mi riprese perché mi disse che non era assolutamente d'accordo col mio papiro di laurea e in generale con tutti i papiri di laurea, che erano inutili, sciocchi e anche volgari. E mia madre sì, era assolutamente d'accordo su questo. Poi venne al nostro matrimonio e ci tenevo molto. Dopo aver cercato di convincere entrambi noi che non serviva a sposarsi, questo credo che l'abbia fatto anche con altre persone, no? Lui ce l'aveva fissa, non occorre sposare, però visto che noi non davamo questo ascolto, venne al nostro matrimonio e mi ricordo che mi regalò una bellissima litografia di Guttuso. Poi divenne il suo medico di famiglia, mi chiamava dottoressina, beh, ero giovane, comunque lui usava spesso dei diminutivi con gli amici, beh, con Maira sicuramente. E così lo seguì anche nella sua malattia insieme al professor, insieme ai professori, insieme ai medici ospedalieri. Però della sua malattia non mi piace parlarne, non, certo. Perché abbiamo sofferto tutti. E poi ero in attesa del mio primo figlio. Infatti, questo episodio qui ce l'ha raccontata, è molto simpatico. E aspettavo il mio primo figlio, glielo annunciai e gli dissi anche che la data prevista del parto sarebbe stata l'8 dicembre, che era il giorno del suo compleanno. Lui ne era molto contento, molto fiero, ci teneva molto. Venne l'8 dicembre, io non partorii, e lui da Roma mi telefonò durante quella giornata più volte, spronandomi a partorire, cosa che non era naturalmente possibile. E quando il bambino nacque il giorno dopo, lui aveva promesso appunto che aveva il desiderio di fare da padrino a mio figlio. Ma lui era, tra l'altro, povero, mi telefonava dall'ospedale dal Gemelli di Roma, dove era ricoverato perché aveva contratto una malattia tropicale in un viaggio in Borneo. Quindi non poteva. Io battezzai il bambino subito, il giorno dopo, in ospedale, Omaira, e allora chiese ad Omaira e a Claudio, suo fratello, cioè Claudio soffrì, e gli chiese ad Omaira se potevano fare loro da padrini e madrina, e così fu. Però si arrabbiò molto, rimase, mi ha detto che era deluso e anche un po' arrabbiato. Perché giustamente poi era stata delusa la sua aspettativa. Esatto, il suo spronarmi non aveva sortito alcun risultato. E poi quando tornò, beh, innanzitutto all'inizio lui stava qui a Ponte di Sagareda, insomma, ma insomma poi viveva qui a Ponte per brevi periodi e poi tornava via anche per dei mesi, e noi andavamo nella casetta al Piave anche quando lui non c'era, anche con Claudio, anche delle belle foto, però
stavamo lì poco perché ci mancava, era proprio vuota, non tanto perché era vuota fisicamente, ma ci mancava lui. Però in quella casetta abbiamo passato tantissime bellissime serate, d'inverno al pian terreno attorno alla tavola e col camino acceso, ed estate sotto il famoso gelso alla luce di questa vecchia lampada a piatto, a parlare per ore per ore. Non saremmo mai andati a casa a dormire, qualche volta aveva degli illustri ospiti, ma noi a quel punto eravamo anche abbastanza a nostro agio, ascoltavamo eccetera. Un altro episodio che mi ha, se non è troppo, se no posso, no? Vale. Allora lui entrò in confidenza con la mia famiglia, si trovava bene nella mia famiglia, naturalmente in quella di Omaira, ma come nella famiglia, beh, insomma, ha scritto molto sulla famiglia del professor Tomaseo. Lui stava bene nelle famiglie, forse proprio cercava questi momenti. E aveva preso confidenza. Una sera mia mamma l'aveva invitato a cena, non era ancora sposata. E lui telefonò a mia mamma e disse se poteva presentarsi con due amici che erano arrivati a trovarlo. Mia mamma dice: nessun problema, aggiungiamo due posti, quello che c'è, volentieri. Si apre la porta, i due amici erano Alberto Moravi accompagnato da Cappellini. Adesso vi lascio immaginare qual era la preoccupazione mia, di mia madre, che così proprio di fare che tutto fosse buono, che tutto andasse bene. Ecco. Poi, quando nel 83 ebbe il conferimento del premio Comisso, credo, no? 83, sì, perché io aspettavo il mio secondo figlio, ci invitò anche me e Ruggero alla cena che seguì, al ricevimento che seguì il premio, e tra i presenti c'erano molte persone illustri. A un certo punto venne a chiamarmi e dice: vieni che ti presento a Fellini e alla signora Masina, al maestro, la signora Masina. Io mi ricordo ancora che gli ho dato una mano. No, proprio tremavo in modo evidente, perché era troppo. E poi devo dire che lui era una persona speciale, anche perché, a parte che era imbarazzante, perché capiva già cosa pensavi, quale risposta gli avresti dato, però quando ti capiva un tuo desiderio, espresso o palese o no, insomma, che avevi, prima o dopo te l'avrebbe assolutamente realizzato. Magari tu non te ne ricordavi neanche più, passava anche qualche anno, però lui lo faceva. Allora, una sera mi telefona, avevo appunto il mio primo figlio, mi telefona e mi dice che lui e Omaira avevano a cena, come si chiama, al Mastroianni, e che gli avrebbe fatto piacere, perché a me avrebbe fatto piacere conoscerlo, quindi mi invitava, insomma. Solo che io dissi di no, perché tutta presa dal bambino piccolo, non avevo, mio marito era via, non sapevo a chi lasciarlo, non avevo nessuno, non volevo lasciarlo con gli estranei, e quindi naturalmente l'amore materno ebbe la sopravvento. Sì, certo. Adesso mi domando tante volte: ma è possibile che non ci fosse una babysitter in circolazione? Vabbè. Veniva a trovarmi spesso a casa quando avevo il bambino piccolo, era molto interessato, sappiamo anche forse legato al suo desiderio, certo, di paternità. E una volta mi portava anche qualcuno a vedere il bambino, sì, così, non so perché. E una volta lo lasciai solo in cucina perché dovevo andare a cambiare il bambino di là. Quando tornai lo trovai che stava bevendo del biberon di latte. Il motivo era che voleva capire che sensazione c'era, e quindi lo lasciai fare. Certo, una persona estremamente curiosa, no? Assolutamente. Curiosa di tutti, no? Anche queste cose molto piccole, no, gesti quotidiani della carenza. La curiosità, ma non solo la curiosità per quello che poteva essere, ad esempio, la scienza. Sapeva che facevo, certo, medicina, parlavamo spesso di medicina. Lui stesso a un certo punto in gioventù si era iscritto alla facoltà di medicina. No, non solo la curiosità scientifica, politica, no, filosofica, no, la curiosità per umana, sì, per il quotidiano, umano, esatto, per il quotidiano, sì, per il personaggio umano. Grazie. Questo è un altro grande insegnamento. Grazie, grazie infinite. E vorrei concludere ritornando invece alla parte di letteratura, no? E c'è un'opera o uno scritto, un saggio a cui lei è particolarmente legata? Come le raccontavo l'altra sera, sono tanti, non mi permetti di dire uno è meglio, ma io sono molto legata alla Lectio Magistralis che lui lesse in occasione del conferimento, pochi mesi prima di morire nell'86, in occasione del conferimento della laurea honoris causa in lettere al Bo di Padova,
all'Aula Magna del Bo di Padova, e quando la fantasia ballava i buchi, che io senza pretese, per carità, io qui sono venuto a raccontare il mio piccolo, il mio amico, e questo carissimo, affettuoso amico, ma non ho nessuna pretesa di altro tipo, lascio alle persone molto più competenti di me, però io quella lettura l'ho letta, riletta, la trovo la quintessenza della sua opera. Bene, ascoltiamo insieme. Quando la fantasia ballava il bughi. Sono stato chiamato in questa università per ricevere una laurea in riconoscimento del mio lavoro. Un lavoro che al giorno d'oggi appare anacronistico e persino risibile. Eppure la parola nasce da scriptor, e come scriptor essa cede di colpo a dignità. Sono stato chiamato qui non per aver arricchito un'azienda, una famiglia e nemmeno me stesso con il mio lavoro di scrittore. Ma questa università, orgogliosa sede delle sue discipline umanistiche, mi ha chiamato perché ha ritenuto di trovare nella mia opera, nel mio complesso dei miei scritti, quel nescio quid, quel qualche cosa in più, quella molecola di novità che ha permesso di fare un microscopico passo in avanti alla letteratura italiana. Di questo rilievo e di questa laurea sono grato al rettore, alla facoltà, ai docenti. Quello che l'università ha ritenuto mi sia dovuto, ora mi è stato consegnato. Tuttavia, è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Il merito, non di Cesare, ma di Dio o del destino, va dato soprattutto all'esistenza dell'immaginazione, cioè alla libertà e allo spazio di immaginazione che per la mia generazione è nato nel 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e durato nel mondo circa 20 anni. Poi una rivoluzione. Qualche cosa di tellurico per l'immaginazione è salito alla superficie. Qualche cosa di paragonabile soltanto alla rivoluzione agricola è accaduto nel mondo e la libertà di immaginazione, ciò che fa sognare e poetare l'uomo da vari millenni, si è trovato stretto nelle spire del programmatico, tutt'al più del noto e dell'antico. Oggi, così, siamo indotti allo studio delle testimonianze dell'immaginazione, come in questa università umanistica, o a frugare tra i suoi antichi tessuti alla ricerca di sistemi combinatori che diano l'illusione della libertà. In The Mood, il famoso Boogie, ha segnato la data di quest'ultima libertà di immaginazione e, con lo stesso titolo, il Mood dell'epoca. Non facile tradurlo perfettamente in italiano, anche per la sua eccezionale componente fonica di suono e significato tutto inglese. Forse capricciosamente, o a capriccio, o umore capriccioso. In ogni caso, quel Boogie, quel tempo, quel ritmo, inventò un'epoca che coinvolse il mondo nella grande aura della libertà. Questa libertà non era dovuta soltanto alla fine di una guerra, anche se coincise con essa, né agli schieramenti che combatterono, né alla vittoria dell'uno sull'altro, né alle parti politiche. Vista a distanza la libertà, e con essa il massimo di libertà di immaginazione possibile, giunse in Europa e nel mondo perché doveva giungere, perché non poteva non giungere, indipendentemente dagli anni di guerra, senza precise cause e senza precisi effetti. Giunse, come si dice sbagliando, dal cielo. Ecco, il Dio a cui va dato l'onore. La libertà è un grande scoppio di energia vitale e centrifuga. Bisognava fare tutto, dal cibo ai grattacieli. Fu il momento dell'azione e ancora una volta quel magnifico Boogie divenne l'inno mondiale dell'azione dei corpi nella loro massima espressione di libertà pratica, immaginativa e spirituale. Corpo e cervello si accordavano perfettamente per esprimerlo. La vitalità ne era l'impulso quasi meccanico. Curiosamente, qualche cosa del genere era accaduto anche nel primo dopoguerra e il maggior numero furono quelli che sollevarono il capo dallo studio tradizionale dei testi per rincorrere l'immaginazione. Ad ogni modo, In the Mood fu una musica assai più grande, in senso filosofico e persino metafisico di quanto si possa oggi pensare. Fu la musica ad hoc. È vero, probabilmente è vero che una qualche grazia doveva avermi toccato se proprio in quegli anni abbandonai questa stessa università ed il suo sempre amato Tito Livio di Arturo Martini per mettermi a scrivere senza l'aiuto il corpus di una cultura universitaria. Ma qualcosa premeva oggettivamente nelle cose, nel mood e dentro di me, e non ammetteva ritardi.
Il soffio potente della libertà mi aveva strappato dagli studi di letteratura e mi portava inconsapevolmente nella letteratura. Ma quale letteratura? Ancora una volta devo rispondere, quella che nasceva dal vento potente della libertà. Non potevo certo dire come Rimbaud, «J'ai lu tous les livres», ma era come se, avendo da leggere imperiosamente la vita, quel particolare segmento storico di vita. Preferivo i poeti, specialmente Montale, che in buona parte inventava suono, lingua, pensiero. Mi pareva di dover rappresentare la libertà, il caos, su quella lieve spirale di fumo del romanticismo finito proprio pochi mesi prima tra le macerie. Mi attraevano le cose e la loro sostanza organica e non obbligatoriamente letteraria, l'odore della vita e delle sue stagioni, passando attraverso testi diretti. Fu così che a 19 anni scrissi il mio primo romanzo, Il ragazzo morto e le comete. Cos'era quell'alternarsi di sequenze cinematografiche, in ogni caso visive, quell'amalgama di sogni, di sensazioni, di odori, di muffe e di tombe? La mia idea di fondo era di scrivere un romanzo giallo, figuriamoci. Il risultato fu uno psycho game, un intreccio psicotico. In ogni modo, la mia buona stella mi portò senza difficoltà a un editore, Neri Pozza, che lesse, si entusiasmò, brontolò per i miei studi irregolari, come egli stesso ebbe a scrivere in una presentazione editoriale, ma pubblicò il libro e con esso la libertà compositiva, fatta, come ho detto, di spezioni visivi e sensoriali. Fu in parte capito, in parte no. In ogni caso lodato. Visto a distanza, ho la pretesa che esso mantenga ancora un soffio di quella libertà, niente di più. Mi pareva allora che la scrittura del romanzo, per così dire ottocentesca, fosse troppo stretta per i miei giovani anni e che la soluzione neorealistica, allora in pieno vigore, fosse troppo di derivazione, anche se di derivazione letteraria immediata. Mi pareva che molta parte di letteratura francese, inglese e americana avesse in qualche modo rotto le regole ferree che costringevano il racconto e che il neorealismo non si potesse assolutamente risolvere col fitto dialogo mutato da Hemingway. Mi pareva che la poesia dovesse assumersi la prosa e viceversa. Mi pareva che il realismo, il naturalismo della letteratura italiana e non italiana, dovessero aprirsi e scomporsi al di là delle regole tradizionali e scolastiche, così come la canzonetta italiana si era aperta al Bughi. Mi pareva che si dovessero seguire altre vie che erano già state aperte dalla scoperta dell'inconscio e da altri scrittori non italiani. Mi pareva, fiutando più che leggendo i documenti che venivano da fuori, che la fantasia, cioè il subconscio, dovesse avere la prevalenza sul conscio, cioè sullo storico. Mi pareva che la sensazione oggettiva, la sempre inesatta pressione del sangue, cioè il sentimento individuale, non potesse prestarsi ad alcuna oggettivazione e infine che l'assurdo, il non storico, il casuale e l'oscuro che è in noi nel suo perenne filmato dovesse prevalere sullo storico e non programmaticamente ma in modo quasi gestuale, smembrato come il Bughi appunto. Era un'idea della letteratura in qualche modo romantica, in qualche modo rivoluzionaria, che del resto era stata troppo sbrigativamente proposta dai futuristi, ma in modo illuminante dalla pittura di De Chirico. Era un'idea certamente non profetica, al contrario. Con pregi e difetti, ritengo che Il ragazzo morto e La grande vacanza, che seguì a 2 anni di distanza, siano il mio vademecum, il mio Baedeker. Eppure sono ancora, tra quello che ho scritto, i miei romanzi di gran lunga meno conosciuti. Avendo abbandonato l'università, da allora non mi restò altro che sperimentare, girando attorno ai miei Baedeker, e non sempre con intima fortuna. Alle volte mi allontanai da loro, e non fu buona cosa. Nel complesso fu un attivo? Ho i miei dubbi. Ho fatto quel che potevo, e quasi mai quel che volevo. Poi passarono gli anni, e la libertà aveva fatto tutto quello che doveva fare. Aveva ricostruito le nostre vesti, il nostro paese. L'azione era finita, cominciava l'amministrazione. Per tutto. E qui apparvero in tutta la loro forza impiegatizia e burocratica i partiti politici, a praticare un'arte ben diversa da quella letteraria, di certo molto più potente, infinitamente più potente, e forse utile, chissà. Detta l'arte della politica, che nel nostro paese credo abbia dato i risultati più geniali del mondo. E ancora una volta,
Il fine di 2000 anni di amministrazione della Chiesa Cattolica, a cui siamo e saremo sempre umbilicamente legati, con l'arte della politica il benessere, con il benessere il boom economico, il consumo, i consumi, la teologia televisiva. Non posso dire di non aver subito il colpo, come testimoniato nel mio romanzo Il Padrone. Conscio, subconscio, realismo e realpolitik, strategie e programmi entrarono a far parte della letteratura. L'aria, il vento della libertà, la polvere delle sue macerie e il battito del martello pneumatico cessarono e furono sostituiti dall'amministrazione, da quella che Montale chiamò l'ora della focomelia intellettuale, dell'ossimoro permanente. Anche la mia ora è passata. Mi piacerebbe molto poter ancora testimoniare da scriptor privo di computer, nel modo che è stato riconosciuto come il mio stile altre avventure del barone di Bünhausen, del marinaio Ahmed, del sottosuolo e del pavimento tout court. E forse, chissà, se avrò sufficiente energia potrò farlo. Ma il mood è lontano, sempre più lontano, e in ogni caso ce ne fu uno e uno solo. Forse invece non sarà più possibile, perché se lo stile ha degli eredi, l'arte è come una farfalla, senza eredi e capricciosa, si posa dove vuole e quando vuole lei. È inoltre un insetto, come tutti sanno, a vita breve. Forse, invece, il momento è venuto che anche la mia opera di risibile scrittore venga infilata in uno scaffale, in quel millimetrato ossario che le compete. Ultimissima cosa, Irene prima mi chiedeva perché è stata determinante, no, la conoscenza di questo scrittore nella vita nostra, mia e di altri. Ecco, aver conosciuto e frequentato lui per più di 10-15 anni anche, è stato come avessi frequentato altre scuole non convenzionali, non accademiche, avessi letto moltissimi libri o trattati per imparare a leggere la vita. E un'altra cosa che mi sono dimenticata, è vero che lui, sappiamo, aveva un carattere un po' saturnino e ogni tanto soffriva di grande impazienza, tanto che, come mia madre spesso diceva, la tolleranza mi uccide, ridevamo di questo, però era anche un personaggio estremamente ironico, ma di un'ironia intelligente, ridevamo per serate intere, ecco, io voglio ricordarmelo così, gli ho voluto tanto bene. Allora, ringrazio insomma la dottoressa De Paveri che ci ha preso per mano questa sera e ci ha fatto respirare un po', mi riapproprio delle parole di Parise stesso, l'odore della vita, no? di Parise. È stato un bellissimo viaggio, no? Grazie di aver veramente aperto la valigia della memoria. Grazie. E di aver condiviso con noi i ricordi. Ringrazio Daniela che ha prestato la sua voce alle parole di Parise. Ringrazio chiaramente anche l'amministrazione comunale e invito l'assessore alla cultura Stefania Punto Moro a un pensiero. Buonasera a tutti, io in primis ringrazio la dottoressa De Faveri per la testimonianza dell'amicizia, attraverso il dono dell'amicizia ci ha fatto rivivere Parise, uno scrittore, un uomo, ma anche, come diceva lei, nella sua semplicità, ma anche nella sua specialità. Lei, come tantissimi amici, ogni anno si ritrovano e attraverso l'amicizia, i loro racconti, le testimonianze ci fanno rivivere questo grande uomo che a Ponte di Piave ha lasciato un patrimonio inestimabile. Ringrazio Sila Banti, questi giovani talenti meravigliosi, ringrazio Francesco per il lavoro prezioso, essenziale, ringrazio tutti voi della vostra presenza. Ringrazio non per ultimo Moreno Vidotto, con il quale collaboriamo per Poesie sotto i gessi, collaboriamo per questa casetta nel cuore del Piave, straordinaria, un'altra dimora di Goffredo Parise. Ricordo a tutti l'appuntamento che c'è alle 20:30 nella presentazione del libro del professor Claudio Rolatto, di cui una parte del ricavato andrà, perché questa casetta nel cuore del Piave a novembre è stata sommersa di acqua e fango, quindi per aiutare i titolari Moreno Vidotto e Enzo Lorenzon. Ricordo che proprio come ha citato lei prima,
l'8 dicembre c'è il 2019, c'è il 90° dello scrittore, e noi stiamo preparando una serie di iniziative, quindi a tutti coloro che sono interessati, se consulterete il sito del comune troverete gli aggiornamenti per quelli che saranno gli avvenimenti a breve. Invito tutti a un aperitivo e ringrazio l'azienda Le Magnolie, premio d'oro, per il vino che ci ha donato. Grazie al consigliere Sonia Berscaccin per il lavoro e il supporto che da sempre ci dà. Buona serata a tutti.